Innanzitutto grazie per questa opportunità che mi viene data di portare ovviamente un saluto a questa assemblea, che tanto, perché tanti saranno gli interventi. E sono soddisfatto perché, guardate, per me è la terza volta. La terza volta, nel senso che la prima volta fu nel 1971, in iscrizione alla Federazione Giovanile Comunista, e con l'entusiasmo di un adolescente, quindi con la volontà, e con motivi che accomunavano tutti noi, che erano quelli di far fronte alle ingiustizie che si affacciavano su questo mondo, che oggi sono ancora più grandi. Una seconda volta nel 1991, fronte al tentativo, la scomparsa, poi riuscito, del Partito Comunista Italiano, molti di noi, molti volti che qui mi scopro, vedo, con grande piacere, si opposero e crearono il Partito della Fondazione Comunista. Ovviamente non ripercorro quella storia, se volete, entusiasmante ma anche triste, per certi passaggi. Triste anche perché le sue scissioni, le sue 6, 7, 8 scissioni, davvero le più grandi, poi sono state anche le scissioni, hanno portato a far sì che quel partito, almeno per quello che io posso riconoscere, diventasse ciò che è diventato. E ora siamo qui, almeno sono qui per la terza volta, per ritrovarci ancora, per tentare ancora una volta di ricostruire una forza comunista in Italia degna di questo nome. E guardate, io penso che il comunismo non nasce in questo, nel mondo con Karl Marx. Penso che già nella cristianità ci fossero chiari segnali della necessità di questo. Ora però mi pare che la dicitura migliore per rapportarsi con questa idea sia quella proprio di Karl Marx. E cioè a dire che il comunismo non è un modello rispetto a quella uniformarsi. È un tentativo, una lettura della società, e quindi quel movimento reale, così viene descritto, che punta alla trasformazione dello Stato reale dell'Europa. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare. Perché vedete, io penso, e lo dico con grande schiettezza, che la nostalgia, l'entusiasmo, le nostre bandiere non bastino più. Nel senso che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle con quale difficoltà ci siamo confrontati e qual è poi la fine che abbiamo fatto, perlomeno le forze che fino ad oggi hanno tentato testardamente di testare questa trasformazione. Ecco, allora io penso che noi dobbiamo rapportarci con questa modalità nuova del nostro fare. E quindi una lettura della società e del mondo che non può essere, ripeto, applicata ad alcune nostalgie che non ci danno la possibilità concreta di rapportarci con essa. Perché vedete, io penso che noi siamo in una condizione in cui il livello delle scienze, della tecnologia, ci potrebbero mettere nelle condizioni davvero di poter liberare l'uomo, la donna, dalla schiavitù del lavoro comunemente intesa. E invece succede esattamente il contrario, compagni e compagni. Succede che nel momento più alto in cui le forze della produzione potrebbero, come dire, usufruire dei meccanismi tali, dati dalla scienza, dalla tecnologia, per portarli a questa condizione, ebbene in quel momento noi subiamo sulla nostra pelle le condizioni peggiori relativamente alle condizioni del mondo del lavoro. E allora noi dobbiamo capire che a fronte di questo c'è una grande possibilità per i comunisti. Perché vedete, io penso che il capitale di questo passo si schiacci con le sue stesse mani, ma noi dobbiamo lavorarci. Non è che questo può avvenire in senso deterministico. Avvenirà perché noi lo diciamo. Avvenirà perché noi riusciremo a costruire un partito comunista di massa che sia all'altezza di questa sfida e non soltanto nel nostro paese, che si opponga a quello che sta accadendo. Lo diceva Francesco nella sua introduzione. Nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, ci sono in altri paesi situazioni anche più strette. Ma rimaniamo al nostro. Il 10% di questo paese possiede il 50% della ricchezza e il 50% più povero possiede il 10%. Ora è del tutto evidente che se questo è, si aprono dei grandi spazi per una forza comunista, ma spazi che noi dobbiamo sfruttare appieno, dobbiamo capire il perché ragionare all'interno di queste differenze, anche quello che sta accadendo in queste ore, l'atteggiamento che viene tenuto nei confronti della Grecia, che ha fatto sacrifici con tutte le contraddizioni, per non sto qui a dire se Tsipras piuttosto che Yanukovych o chi per lui hanno ceduto o non hanno ceduto rispetto ai memorandi. Sto dicendo che stiamo discutendo in queste ore della possibilità di trasferire a quel popolo 74 miliardi di dollari per poter attraverso quella linea risanare temporaneamente le condizioni difficili a cui sta vivendo,
e da questo punto di vista cosa notiamo? Notiamo che ancora forze della destra neoliberista, ultraliberista, si oppongono anche a questo disegno, perché il disegno è quello di schiacciare una diversità in questa nostra Europa, perché non può più essere che il problema di fondo sono 74 miliardi, quando la borsa in un solo giorno ne brucia 250. Pochi giorni fa la borsa in un giorno ha bruciato 250 miliardi di dollari, quando 74 ne servono. Allora noi comprendiamo bene qual è la posta in campo. Guardate, io la penso così, poi qui vedo per esempio compagni come il compagno Giacchè, che più di me ovviamente potrà dire rispetto a queste tematiche come stanno esattamente le cose. Io penso che non ci sia più spazio per il disegno socialdemocratico in questo nostro mondo, nel senso che il capitale o lo subisci o lo combatti, non c'è una via di mezzo, perché guardate, anche in una crisi quale quella attuale, quali possibilità avremo in un sistema come dire socialdemocratico? Sono tre grandi possibilità. Una è quella della svalutazione, la svalutazione della moneta. Non possibile, perché ovviamente stiamo all'interno dell'euro e l'euro è una moneta cambio fisso che non svalutarsi. La seconda possibilità è quella che si può giocare sull'investimento, quindi il rilancio dell'attività economica attraverso l'investimento, ma anche questa non possibile perché il disaccordo del patto di stabilità, quindi la possibilità di investire. La terza possibilità è quella che si sta mettendo in campo, è quella della svalutazione interna, quindi l'attacco al welfare, l'attacco allo Stato sociale, l'attacco ai diritti dei lavoratori, l'attacco ai stipendi, ai salari, e questo è quello che si sta mettendo in campo. E allora, se così stanno le cose, è del tutto evidente che non c'è la necessità in questo paese altrove di una forza cosiddetta di sinistra, con la quale noi, se nascerà, dialogheremo, è del tutto evidente che dialogheremo come abbiamo sempre fatto, ma che non si opponga a questo disegno, che non si opponga al disegno capitalista. E quindi noi dobbiamo mettere in campo una forza che abbia come cammino preminente quello di opporsi con tutte le proprie forze, con tutte le proprie possibilità, con tutto il loro sapere al disegno capitalista, che è un disegno brutale, che va a intaccare le vite, che va a intaccare le coscienze, che va a intaccare la cultura dei popoli, che squaderna di fronte a noi quelle che sono le contraddizioni che tutti i giorni viviamo. E allora io penso, cari compagni, che noi abbiamo dei carte in regola per ripartire, ma lo ripeto perché questo per me è un punto fisso. Noi, guardate, abbiamo vissuto questi 20 anni anche con difficoltà. Io penso che la prima delle questioni è che noi riusciamo a ricostruire una comunità comunista, perché è del tutto evidente che le recessioni che abbiamo vissuto, e io ovviamente come tanti di voi sono stato, se volete, partecipe fino in fondo, hanno leso anche i nostri rapporti interpersonali, ma la politica, la ricostruzione della forza comunista va oltre anche queste che sono le sottigliezze rispetto al compito che abbiamo di fronte. E quindi io penso che noi dobbiamo ripartire da qui consci degli errori che abbiamo fatto per rilanciare la necessità, la possibilità della ricostruzione di un partito comunista in questo paese. Grazie.